battaglia, che è quella della lotta agli sprechi, dei privilegi, che anche in regione Liguria, ahimè, abbiamo visto, perché ci sono politici che usano i soldi pubblici per scopi personali, per magari fare un piacere a un lobbista, a un imprenditore, piuttosto che fare cose per i cittadini. Io parlerò di microcredito. Ho fatto questa introduzione perché è una grande battaglia che abbiamo portato avanti in Parlamento e che si potrà riproporre a livello regionale. Ci sono regioni, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che già lo fanno e che appunto in Parlamento abbiamo proposto. 2 anni fa, se qualcuno mi avesse detto, se tu ti dimezzi lo stipendio e quei soldi li vai a destinare alle piccole medie imprese e per 10 anni moltissime imprese sarebbero potute nascere oppure sopravvivere, io non ci avrei creduto. Questo è oggi realtà, è realtà che grazie anche a un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo potuto portare a termine. Noi ci siamo dimezzati lo stipendio, soldi nostri che sono andati in questo fondo, e quindi è una grande vittoria che stiamo portando avanti. È la nostra visione che portiamo avanti ogni giorno in Parlamento, ma che anche in regione dovranno portare i consiglieri regionali, quella di tagliare gli sprechi da una parte e metterli per il vero tessuto economico del paese, le piccole e medie imprese. Per accedere al microcredito servono 3 step. Tra di voi ci saranno sicuramente persone che conoscono, amici, parenti che hanno un'idea, che la vogliono sviluppare, un'idea o un'impresa che vogliono portare avanti. Ebbene, come si fa? Basta andare su microcredito5stelle.it e si trovano tutte le informazioni. Questo è il primo step che ognuno di noi, ogni cittadino può fare. Ci sono delle informazioni perché il cittadino deve avere la vita semplificata. È quello che noi vogliamo portare avanti, perché spesso chi ha un'impresa, chi si rivolge agli istituti di credito, alle banche, alle poste e chiede un prestito, si trova un muro davanti, che è quello muro burocratico di dover creare 1000 scartoffie per poter portare avanti la propria impresa. Noi vogliamo abbattere questo muro e fornire tutte le informazioni al cittadino. Su microcredito5stelle.it c'è l'elenco di chi può semplificare la vita ai cittadini, i consulenti del lavoro a cui rivolgersi. Anche per la regione Liguria ci sono dei consulenti che gratuitamente si sono offerti di fornire un aiuto, divisi per province li trovate, quindi è il primo step che potete fare. Il secondo step, dopo essersi rivolti ai consulenti del lavoro, è quello di rivolgersi all'intermediario, ovvero le poste, le banche, chi può fornire comunque un aiuto. Ecco, il cittadino prima cosa faceva? Andava dalla banca e andava a testa bassa, perché non aveva garanzie, perché era troppo difficile accedere, perché la banca trovava 1000 scuse per dare un finanziamento. Adesso invece non hanno più scuse, il cittadino con il microcredito entrerà a testa alta nella banca e dovrà assolutamente imporsi per chiedere questo finanziamento. Un finanziamento che potrà essere fino a 25.000 euro, potrà accedere chiunque ha un'idea, chiunque ha una microimpresa con massimo 10 dipendenti, che non potrà essere aperta da più di 5 anni, questi sono i requisiti, e quindi ecco che è realizzato. Il terzo step è quello di presentare tutta la documentazione al Ministero dello Sviluppo Economico, che da metà aprile darà il via a tutte le richieste. Quindi io consiglio e vi dico di consigliare tutti i vostri conoscenti che hanno delle idee da sviluppare di organizzarsi già con i consulenti, con i progetti pronti, in modo da arrivare a metà aprile a presentare i progetti al Ministero dello Sviluppo Economico. Questi sono gli step.
E io penso che non sia mai stato fatto in nessun paese al mondo una cosa del genere. Dei parlamentari, dei consiglieri regionali, degli europarlamentari che si dimezzano lo stipendio e lo vanno a destinare alle piccole, medie imprese. E dico anche che non è facile perché le nostre buste paga pesano, perché sono di 12.000-14.000 euro netti al mese, e quindi noi abbiamo preso un impegno con i cittadini e ora lo manteniamo, e lo fanno anche tanti consiglieri regionali, ma anche tanti consiglieri comunali, so che proprio per questa visione di nuovo governo, di nuovo obiettivo che ci vogliamo dare, di tagliare gli sprechi da una parte, si tolgono il gettone di presenza e lo vanno a destinare a progetti per la città. È una rivoluzione incredibile che noi ormai diciamo da anni, ma che è bene ribadirla, è bene riportarla avanti, continuare a battagliare su questo, perché anche quando i nostri ragazzi entreranno in regione e avranno davanti tutto il bilancio della regione, allora lì adotteranno la stessa strategia: tagliamo gli sprechi da una parte, andiamo a destinare le risorse nei capitoli di bilancio che vanno agli interessi dei cittadini. Io vi prego veramente di diffondere il microcredito 5 Stelle, lo trovate microcredito5stelle.it. Vi ricordo che non è un microcredito del Movimento 5 Stelle, ma è un fondo del Ministero dello Sviluppo Economico in cui tutti i parlamentari vanno a versare i loro stipendi. Io vi saluto e passo la parola al mio collega Matteo Mantero. Grazie. Grazie Simone. Vieni sopra, non ti vedono. Sì che mi vedono, tanto sono alto, mi vedete. Allora, ciao a tutti, grazie di esservi inerpicati fino qui per venire a vedere la presentazione della nostra lista alle regionali. E questa è, secondo me, anche un po' una metafora, no? del voto al Movimento 5 Stelle. Non è come tutti gli altri partiti ci chiedono di mettere una X sul loro simbolo, invece il Movimento 5 Stelle ci chiede di impegnarci attivamente, di fare fatica. Non basta votarlo, non basta votare Alice e gli altri candidati regionali. Bisogna che poi dopo, perché quel voto abbia un effetto, ci impegniamo in prima persona, li seguiamo, gli diamo una mano. Diversamente non sarà utile. Cioè, se loro dovranno essere veramente dei portavoce, dovranno veramente portare le istanze dei cittadini, quindi i cittadini dovranno continuare a inerpicarsi per stargli dietro. Come diceva Simone, abbiamo ridato indietro circa 10 milioni di euro nei nostri stipendi e abbiamo rinunciato a 40 milioni di oltre 40 milioni di rimborsi elettorali. Quei soldi abbiamo potuto usarli anche diversamente, no? Abbiamo potuto comprarci le pubblicità sui giornali, ad esempio, così magari avrebbero scritto un po' meno male di noi, no? Come fanno Repubblica, come fanno i giornali tutti i giorni. Però noi ci siamo impegnati perché quei soldi riteniamo che non siano nostri, che non ci spettino. Sui rimborsi elettorali c'è un referendum che ha detto che quei soldi li dobbiamo, i partiti non li devono avere, e riteniamo che gli stipendi dei politici, l'abbiamo sempre detto quando eravamo dall'altra parte, che gli stipendi dei politici sono troppo alti, quindi abbiamo ritenuto giusto dimezzarli e ritenuto giusto ridare indietro le spese che non utili, i soldi che non spendiamo, e in questo modo abbiamo creato questo microcredito. Io adesso guardo prima i ragazzi che si presentavano e mi emoziono un po' sempre quando vedo queste cose, ormai questa è la mia quarta campagna elettorale, c'è stata quella delle comunali, poi le politiche, poi le europee, dove abbiamo sempre affiancato Alice che era candidata alle europee, e adesso questa. E rivedo io, Simone, Sergio, quando eravamo noi le prime volte, no? Un po' impacciati, un po' emozionati, no? di presentarci per la prima volta in pubblico, e capisco che questa è la vera forza del Movimento 5 Stelle, il fatto che noi siamo dei cittadini che si prestano, alcuni in prima linea come fanno loro in questo momento e alcuni in seconda linea, pronti a dare il cambio, perché noi facciamo, questo è un servizio civico che stiamo facendo, no? Dedichiamo un po' del nostro tempo alla comunità, a un servizio per la comunità, dopodiché torneremo a fare il lavoro che faremo prima e aiuteremo dalle seconde linee chi sarà a quel punto in prima linea al posto nostro. E facendo così siamo riusciti ad arrivare in Parlamento e siamo anche la prima forza politica italiana, siamo stati la prima forza politica italiana alle elezioni del 2013 e io non so se lo sapete, ma ve lo dico qua, abbiamo da quando siamo lì, da due anni che siamo lì, abbiamo già depositato tutte le proposte di legge che avevamo in programma nel nostro programma
programma del 2013. Quindi abbiamo presentato le proposte di legge contro la corruzione, una proposta di legge sul conflitto di interessi, la proposta di legge per il reddito di cittadinanza, la proposta per l'abolizione di Equitalia, la proposta per l'abolizione dell'IRAP. Sono già tutte pronte, depositate. Se voi andate sul sito della Camera le potete leggere. Dobbiamo solo farle diventare legge dello Stato. E per fare questo non facciamo niente, perché purtroppo non siamo nel governo. Per fare questo dobbiamo semplicemente governare. Arriverà il momento. Noi siamo, ve lo dico, ve lo annuncio, noi siamo pronti per governare. Basta che possiamo farlo. Abbiamo già tutte le proposte di legge depositate. Basta tradurre in legge dello Stato. E vi dico, tra l'altro, magari non ci facciamo caso, non ci pensiamo tutti i giorni, ma noi stiamo già governando. Stiamo governando in 12 comuni italiani, in cui abbiamo vinto le elezioni, in cui abbiamo 12 sindaci. Adesso abbiamo iniziato da poco con altri, io sono uno dei 10 deputati che è deputato ad andare a incontrare i sindaci e gli assessori per creare una rete di interazione tra i parlamentari nazionali, i parlamentari europei, i consiglieri comunali e i consiglieri regionali, proprio per riuscire ad avere un'azione più uniforme sul territorio. Siamo già andati a Livorno, siamo andati a Civitavecchia, adesso andremo nelle Marche la settimana prossima, e vi posso assicurare che stanno facendo veramente un grande lavoro. Quindi siamo già una forza di governo. Quello che ci resta da fare adesso è prendere la prima regione e strappare la regione dalle mani di chi fino adesso è andata avanti col cemento, è andata avanti con le grandi opere, è andata avanti con il carbone. E questo però, questi ragazzi sono proposti, non saranno da soli, come vi ho detto prima, perché loro sono le prime linee, ma dietro ci sono centinaia, migliaia di attivisti che li sosterranno, ci sono i tecnici che andranno ad aiutarli una volta che questi saranno eletti. Adesso spetta ai cittadini liguri decidere se vogliono ancora farsi prendere per il culo, scusate il termine, dal partito del cemento e del carbone, o se vogliono provare a mettersi in gioco, se vogliono provare a riprendersi in mano il destino delle loro regioni, impegnarsi in prima persona, salire, scarpinare, perché bisogna fare fatica se si vota il Movimento 5 Stelle, e provare a cambiare questa regione. Io spero che i cittadini liguri decideranno di farlo. Grazie a tutti. Si candiderà a premier Mantero, l'ha già preannunciato oggi. No, io volevo iniziare in questo modo perché io sono cresciuto guardando un cartone animato che secondo me avete visto tutti, che era La spada nella roccia. Chi è che l'ha visto? Tutti. Ma perché voglio dire questo? C'è una scena, diciamo secondo me la scena topica del film, in cui c'è Maga Mago, la cattiva Maga Mago, che insegue Mago Merlino, che si trasforma in tanti animali per sfuggire alla Maga Mago. E cosa fa alla fine? Ha un lampo di genio e diventa un virus. E entra dentro Maga Mago e la ferma, la distrugge, la lascia lì e vince lui. Ed è quello che sta facendo il movimento adesso. Ha creato un virus che è entrato dentro i comuni, dentro le regioni, perché entreremo dentro le regioni, è entrato in Parlamento, perché è quello che dobbiamo fare noi. Noi abbiamo inoculato un virus per uccidere un sistema già malato. Questo stiamo facendo, l'abbiamo inoculato dentro. Questo Mago Merlino è stato un genio, perché in quel momento ha detto: l'unico modo che ho per salvarmi da una persona più forte di me, perché loro sono più forti di noi, loro non hanno solo 50 anni di mala politica, loro hanno le cooperative rosse dietro, loro hanno la mala vita, perché il signor Burlando e il signor Scaiola sono amici per la pelle, perché il piano cemento della Liguria, il piano cemento che ha affogato nel cemento la nostra regione, l'hanno scritto assieme. Gli ha fatto dei favori il signor Burlando per i porti di Imperia, eccetera eccetera, perché adesso dovete capire, ogni 5 anni loro diventano vergini, sono di nuovo vergini. Adesso c'è la signora Paita, che è 5 anni che siede al tavolo con Burlando, e 5 anni adesso combatte il dissesto, tagliamo gli sprechi, inventiamoci il nuovo super assessore della legalità, che vigilerà su tutti gli appalti, su tutte le grandi opere. Ma dov'era? Dov'era in questi 5 anni? Non era seduta insieme a Burlando? Dov'era? Signore, ha detto una parola che non lo so, magari sì. Quindi signori, io lo dico sempre, peggio del fango ci sono loro.
peggio del fango ci sono solo loro. Perché loro sono i responsabili. La pioggia sarà aumentata, sì, ma loro sono i responsabili di aver tombato i fiumi, di aver fatto un'opera ad Alfereggiano, perché Burlando ha promesso dei parcheggi. E cosa è successo? Che la seconda volta è di nuovo esploso. E chi è responsabile di questo? Io ho la pelle d'oca. Perché i responsabili ci sono, e sono sempre quelle persone che oggi sono qui e stanno promettendo di nuovo una Liguria migliore. Noi abbiamo un compito in particolare, noi oggi siamo tantissimi, ma non basta, ve lo dico sinceramente, oggi non basta. Non basta, noi abbiamo l'unico grande compito di aprire gli occhi alle persone. Noi dobbiamo andare nei quartieri, parlare con le persone e aprire gli occhi, perché abbiamo il brutto vizio noi italiani di dimenticarci in fretta. Noi ci dimentichiamo tutto, questo è sbagliatissimo. Noi dobbiamo aprire gli occhi, perché noi siamo informati, e quello che ha permesso a quella gente di governare in questi anni è il fatto che i cittadini non erano informati. Perché se i cittadini fossero informati regolarmente, ed è questa una nostra forza che abbiamo, perché noi abbiamo portato le notizie, quello che succedeva dentro il Parlamento l'abbiamo portato fuori, e la gente può vedere finalmente come queste persone hanno governato in questi anni. Questo è, diciamo, un cittadino informato già può combatterli. Se non è informato, rimane lì e non capisce e vive la giornata. Ma questo non dobbiamo permettercelo, non dobbiamo permetterglielo. Noi adesso dobbiamo entrare e diffondere le informazioni. Anzi, noi dobbiamo vincere, perché noi abbiamo una visione. Noi, questa centrale dell'Enel, con una visione del Movimento 5 Stelle, non ci sarebbe più, perché non è una questione di scegliere sinistra, destra, centrodestra, centrosinistra, moderati, l'altra sinistra, l'altra destra. Quindi qui bisogna scegliere o la nostra visione, che è completamente l'opposto della loro, o loro. Quindi non abbiamo tante scelte, o cambiamo drasticamente la visione che abbiamo del mondo, perché il Movimento non è né un partito, è una visione. Perché io lo vedo molto filosoficamente il Movimento. Io mi sono avvicinato perché io credo che dei cittadini onesti che entrano come noi e non sono in maggioranza possono fare tutte le leggi belle del mondo, le leggi migliori, possiamo scrivere leggi perfette, ma se dentro ci sono persone che non le votano e fuori ci sono persone che, se il 25% delle persone che ha votato il Movimento credeva in un rinnovamento, crede che il pilastro fondamentale sia l'onestà, perché senza l'onestà non fai nulla, perché devi essere, il Movimento ha bisogno di onestà, l'Italia ha bisogno di onestà, la regione ha bisogno di onestà in primis. Tu non puoi governare un paese se sei il primo che ruba, non puoi. Questo stanno facendo da anni, perché questo stanno facendo. Hanno fatto un miracolo col Terzo Valico. Cosa hanno fatto? Il progetto già la gente non lo vuole, è inutile e costoso, costava 1,5 miliardi, adesso magicamente il signor Incalza, avete visto con tutto il casino che è scoppiato, ha fatto magicamente arrivare la cifra a 6 miliardi, e la promessa qual era? Vi porteremo da Genova a Milano in 60 minuti, io l'ho scritto ieri, ci sono persone in Liguria che 60 minuti stanno in stazione a bestemmiare sotto il treno che è in ritardo di 1,5 ore, questo stanno facendo, e noi portiamo le persone in 60 minuti a Milano spendendo 6 miliardi di soldi pubblici, quando chi lavora a Genova, che si deve spostare perché in macchina non si può spostare e ha bisogno di un mezzo che lo trasporti al lavoro, a studiare, non ce l'ha, perché loro si concentrano su quello, perché quello fa guadagnare gli amici degli amici, quello stanno facendo. Io vi ripeto, peggio del fango ci sono solo loro, apriamo gli occhi a tutti, siamo troppo pochi oggi, siamo troppo pochi, ve lo dico. Così dobbiamo andare avanti e parlare con la gente. Noi oggi siamo pochi. Parliamo con la gente e facciamogli capire che quelli sono sempre le stesse persone. Quando lo capiranno, allora potremo vincere. Grazie. Allora. Grazie ragazzi. Allora. Adesso abbiamo un giro con i candidati regionali,
alcuni di loro, naturalmente non riescono a parlare tutti, però alcuni di loro vi presenteranno 6-7 punti del programma che hanno elaborato, che è stato elaborato da loro, da tutta una serie di attivisti sul territorio, secondo lo schema classico del Movimento 5 Stelle. E poi ci sarà Alice che chiuderà col suo entusiasmo questa campagna, questo lancio della campagna. Vi do due informazioni di servizio giusto per non dimenticarla. Una, i candidati al termine di questa presentazione vorrebbero, alcuni giornalisti, alcune testate, farvi una foto di gruppo, quindi vi organizzate, ovviamente vi stringete attorno ad Alice e fate una foto. E invece c'è, avrete visto una cassettina che gira per le offerte, lo ripeto, naturalmente tutti questi eventi sono autofinanziati, per cui se qualcuno di voi avesse piacere di lasciare una piccola offerta è solo che benvenuta. Allora, nell'elenco che ho qui tocca a Luca Ricci per primo, che ci parlerà di ambiente e lavoro. Luca, vieni, sali qui sul palco, aspetta che tiro questo in modo che non ti ammazzi, e via. Luca Ricci. Grazie, grazie a tutti. Io appunto vi volevo parlare di ambiente e lavoro, perché siamo in un posto molto, molto bello, molto particolare. Ce l'ha fatto notare anche prima Alice: da una parte c'è un monumento storico della città, dall'altra c'è una centrale. Io però vi invito ad allargare lo sguardo, guardare che cosa ci circonda. Ci circonda un grande porto pieno di magazzini, pieno di silos, pieni di sostanze che dimostrano come questa è stata una città e una regione dedicata alla produzione, cioè una regione produttiva, una regione dedicata al commercio. E in questi anni, lo dico anche per esperienza personale, perché io mi sono laureato quasi più di 20 anni fa a questo punto, e non ho mai lavorato in regione, sono sempre andato a lavorare fuori, perché negli ultimi 20 anni la città, ma anche la regione, è andata decadendo, ha avuto un decadimento spaventoso dal punto di vista dell'occupazione e del lavoro. Sono sparite le grandi società statali, quindi i grandi colossi dello Stato, le acciaierie, e adesso stanno sparendo anche le società private, sta sparendo tutto. Costa è stato l'ultimo esempio, che lo spostamento, la delocalizzazione si chiama, però alla fine significa far sparire i posti di lavoro in città. È chiaro che lo sviluppo ci vuole uno sviluppo il più possibile compatibile con l'ambiente. Troppe volte ci siamo trovati di fronte al ricatto di dire: bene, avete bisogno dell'energia? Eccola, la centrale a carbone. Tutti i capoluoghi di provincia, forse solo Imperia mi sembra che sia quello fortunato che non ha una centrale a carbone, ma tutti gli altri... Ma possiamo provvedere comunque, se aspettiamo un poco si potrebbe anche inserire lì una centrale a carbone. Perché no? E allora bisognava barattare l'energia o il lavoro con l'ambiente. E questo è un ricatto a cui dobbiamo dire no, dobbiamo fermare questo modo di procedere. Perché l'importante è che ricordiamoci che poi ci dobbiamo vivere in questi posti, perché il devastare, riempire il mare, costruire qui sotto un bel petrolchimico, significa poi viverci, significa respirarne i vapori. Quindi è questa la cosa importante, uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità è fatta anche di compatibilità con l'ambiente. E addirittura vorrei dire di più, una cosa che potremmo proporre e potrebbe essere un'idea del tutto innovativa, l'idea di bonificare l'ambiente, cioè restituire all'ambiente un miglioramento, poter dare la possibilità alle generazioni future di vivere in un ambiente migliore di quello che ci è stato lasciato. Mi sembra un'idea, diciamo, da movimento, ecco, questo mi sembra una prospettiva giusta. Grazie a tutti. Grazie a te Luca. Allora, Andrea Melis, vieni, Andrea ci parlerà del lavoro. Grazie, ciao a tutti.
Cercherò di non dilungarmi troppo. Volevo fare un discorso un po' trasversale sul nostro programma, però visto anche nella prospettiva del mio territorio, cioè il territorio di Savona. Io sono stato via dalla Liguria per lavoro e ho vissuto fuori Liguria per 10 anni. Sono andato via che avevo, diciamo, gli occhi di un ragazzo e sono tornato con gli occhi di una persona sicuramente più adulta e con figli. E ho visto, ho potuto constatare come sia un territorio difficile, in crisi, inquinato, ma che ha dietro di sé delle potenzialità enormi. Questo è il motivo per cui noi siamo qui e per questo noi abbiamo lavorato su un programma insieme a tutti gli attivisti. Perché se noi guardiamo ad esempio gli insediamenti industriali nel nostro territorio savonese, beh, vediamo casi al limite delle violazioni di legge, come la Tirreno Power, che anzi è conclamata la violazione di legge, ma non solo, ci sono altre situazioni di forte inquinamento, tutto spesso soggiogato a ricatto occupazionale. Noi vogliamo invertire questa tendenza, vogliamo fare in modo che si creino occupazione e sviluppo. Ad esempio, siamo vicino a un'altra centrale a carbone, bene, ci sono le alternative sono vere, sono reali e concrete, e c'è un'enorme potenzialità di sviluppo. Noi vogliamo investire su questo, vogliamo fare in modo che tutto questo filone di energie alternative, energie rinnovabili, efficienza energetica applicata a tutti gli edifici pubblici e promossa anche negli edifici non pubblici, possa essere concreto. Ho visto come ad esempio la cultura, ho constatato di persona, ad esempio a Savona, in una scuola, diciamo, che conosco bene, dove i genitori siano costretti loro come comitati a fare le verifiche, a fare i sopralluoghi per verificare lo stato del, diciamo, dal punto di vista dell'edilizia scolastica. Ebbene, sono loro che fanno scoprire alle amministrazioni che ci sono dei problemi, e questo è inaccettabile, deve essere il contrario, cioè è l'amministrazione che rappresenta i cittadini che deve rendere sicure le scuole. Vi posso garantire che ad esempio a Savona abbiamo constatato questo. Un altro esempio sullo sviluppo, sul turismo: il nostro territorio ha delle potenzialità enormi, cioè non c'è solo il mare, non ci sono solo, con tutto il rispetto, gli stabilimenti balneari che danno occupazione contenuta, stagionale, ma noi abbiamo un entroterra verdissimo che può offrire dal turismo sostenibile, all'albergo diffuso, ai percorsi naturalistici, allo sport, ad esempio a Finale, già comunque a prescindere da qualunque sia l'amministrazione che adesso è a Finale, hanno fatto delle cose interessanti. Ebbene, è un modello? Non lo so, comunque parliamone. Abbiamo un altro punto che riteniamo fondamentale nel nostro operato, che in realtà è valido un po' per tutto il lavoro che fa il Movimento 5 Stelle, ovvero tutto si deve fondare su, secondo me, tre criteri. La partecipazione dei cittadini, che è il primo elemento fondante e fondamentale. La trasparenza è lo strumento con cui, insieme all'onestà, possiamo ridurre l'inquinamento mafioso, perché a Savona, ma non solo, c'è la mafia, anzi forse no, c'è l'Andrangheta, sicuramente l'Andrangheta è l'associazione malavitosa più diffusa nel nostro territorio. A Savona, nella provincia di Savona, si respira negli appalti pubblici, si respira in alcune cittadine. Questa sarà una sfida fortissima, ma diciamo che con questi tre punti di riferimento noi siamo convinti di poter fare bene. Io vi ho fatto solo una carrellata veloce su alcuni punti del programma calati nel mio territorio. Abbiamo fatto un enorme lavoro, forse non ce l'aspettavamo nemmeno noi, c'è un sacco di materiale e siamo abbastanza contenti di questo. Io spero che lo possiate essere anche voi. Grazie. Grazie a te, Andrea. È verissimo quello che dici. Noi da 2 anni e mezzo in comune sentiamo sempre parlare, per grandi opere, altre cose, dicono lo slogan con cui ci vendono questo è "però porta lavoro". E io, per una serie di cose familiari, mio figlio, io vivo qui in centro a Genova, mio figlio gioca a Campo Morone, e a Campo Morone, vicino al campetto dove lui si allena, hanno
devastato una collina, sbancato una collina per realizzare un campo base con le abitazioni degli operai del centro del Terzo Valico. Siccome vengono al baretto del campo, ho chiacchierato un po', non c'è un lavoratore ligure o genovese in quello, sono tutti toscani, perché evidentemente la ditta che ha vinto il subappalto dal COCI, il costruttore, è una ditta toscana. Quindi questo, tra gli altri compiti, è quello che dovete, perché la gente vi dice sempre sì, voi siete contrari alle grandi opere, però in realtà le opere hanno ricadute sul territorio e portano lavoro. Non è assolutamente vero. Del dissesto idrogeologico ci parla Cristina, che purtroppo è davvero trasversale in Liguria, ci parla Cristina Camisasso. Vieni Cristina. Sì, dunque, allora, un punto fondamentale che abbiamo anche capito noi come attivisti, stando così vicino al territorio e ai cittadini in genere, è appunto questo: che risposte sono state date finora nei confronti del dissesto idrogeologico? Nessuna, nel senso che la loro unica risposta che danno a grandi eventi è appunto la realizzazione di grandi opere, che come grandi opere sono appunto opere che si protraggono nel tempo, che sono di difficile esecuzione e lunga soprattutto, quindi non rispondono alle esigenze dei cittadini e della collettività di vivere in una città che garantisca quantomeno una tutela di questo rischio della vita che c'è perennemente. E infatti Genova, per esempio, solo che Genova conta quasi più di 100.000 abitanti che vivono proprio a rischio alluvione. Ora, fino a questo punto, è talmente arrivato fino a questo punto che è anche proprio generalizzato nella cultura dei cittadini, cioè in pratica ci hanno abituato a pensare che una riqualificazione urbana passa attraverso la realizzazione di centri commerciali, di parcheggi interrati e quindi di viabilità ulteriore e quindi soprattutto anche di mobilità privata, cioè viene continuamente incentivata anche questo, senza considerare invece il costo pubblico anche che ha una rete infrastrutturale di questo tipo, in confronto invece a quello che potrebbe dare e costare molto meno un territorio sano e reso ancora permeabile, che può contribuire quindi alla mitigazione del rischio, nell'attesa appunto delle grandi opere che poi non si sa fino a che punto possano essere risolutrici, anzi, a differenza di quello che sostengono, non sono affatto risolutrici, come ad esempio lo scolmatore appunto del Ferreggiano, o nell'ipotesi che un domani forse venga realizzato quello del il grande scolmatore del Bisagno. Ora, quindi come potete notare, è anche importante, per una delle cose più importanti per il movimento è appunto la difesa dell'ambiente e del territorio. E una delle priorità che si è prefissato il Movimento 5 Stelle è quello proprio di dar corso ad esempio a dei piani di emergenza. Sono piani di emergenza previsti da una direttiva europea già del 2007, recepita dal governo italiano nel 2010, ma che tuttora non viene applicata. Quindi i piani di emergenza risultano l'unica soluzione per potersi difendere in qualche modo da questo dissesto e cercare di valutare i rischi e la mitigazione degli stessi proprio nei confronti dei cittadini che abitano territori in pericolo. Questo quindi è uno dei primi punti che il movimento vuole mettere in pratica. E un altro è quello di coinvolgere costantemente il cittadino che abita queste aree soggette al dissesto, e in questo modo quindi restituire al cittadino un minimo di potere che ora non ha, perché comunque anche nei confronti della partecipazione è tutto molto fittizio. Quindi il movimento crede che sia importante anche a livello regionale, soprattutto a livello regionale, stabilire, emanare una legge dove appunto la partecipazione venga in qualche modo regolata e si possa concedere un po' di potere ai cittadini, che in questo momento non hanno in nessun modo. E soprattutto la difesa attiva del cittadino che abita questi luoghi e che da questi luoghi trae anche il sostentamento. Poi va bene, ci sarebbero tante altre cose da aggiungere, tanti altri punti su questo aspetto, però è anche per spiegare perché noi siamo sempre contro comunque alla realizzazione dei centri commerciali, dei parcheggi privati, perché non viene fatto nulla che possa essere utile comunque al cittadino e alla difesa del territorio inteso come bene comune. Ma vabbè, direi basta. Grazie mille Cristina, è vero. Diciamo che
io quello che vi chiederei è di stare davvero vicino a questi ragazzi, perché la mia prospettiva da consigliere comunale, noi siamo 38 consiglieri comunali qua in Liguria e poi a Genova, che è l'unica città che ha anche i municipi, ce ne sono altri 11 nei municipi. Devo dire che veramente è bello ascoltare queste cose, perché ci fa capire che tra pochi mesi non saremo più soli e dispersi nel territorio, ognuno di noi studia documenti, ha una vita, devo dire, complicatissima, perché deve combinare esigenze familiari, personali, eccetera. Adesso finalmente avremo un bel plotone di consiglieri regionali che sicuramente ci daranno una mano nella battaglia. Tocca a Marco De Ferrari, che ci parla di spopolamento e di ambiente. Vieni pure, Marco. Ciao a tutti. Allora, è stato difficile selezionare un argomento da tutte le stelle che abbiamo e condiviso insieme a voi le vostre idee che sono arrivate sul sito Portale Liguria, e ho deciso di parlare della stella ambiente, stella della quale mi sono occupato, e in particolare della tutela dell'ambiente come mezzo, il mezzo più efficace per evitare lo spopolamento delle zone rurali, marginali e del nostro entroterra. È un fenomeno, una realtà questa che sta diventando sempre più allarmante, perché dati alla mano dell'ONU, nel 2009 le zone rurali sono state sorpassate a livello di abitanti dalle zone urbane per 51% e 49%, e questo provoca, innanzitutto coinvolge un sacco di comuni piccoli e piccolissimi, che del nostro territorio sono il 78% e che coinvolgono il 15% della popolazione totale, quindi potete immaginare già da questi dati il fattore di urbanizzazione che c'è in Liguria, ma riguarda poi tutto il territorio nazionale. E quello che dicevo provoca in queste due aree, zone urbane e zone rurali, due fenomeni contrastanti ma gravissimi in entrambe le zone. A livello urbano c'è un sovrappopolamento e quindi un sovrasfruttamento delle risorse e un inquinamento che poi tutti quanti chi vive in città lo può percepire. A livello rurale il fenomeno diametralmente opposto è l'abbandono del territorio, che provoca, come diceva Cristina, appunto il dissesto idrogeologico, il degrado e la, diciamo, chiusura di tutte le economie locali che riguardano appunto, sono i nostri punti di forza del nostro territorio. Ora, che cosa abbiamo previsto nel nostro programma? Velocemente faccio una rassegna, perché questo, in questa zona rurale, premetto, si crea un sistema chiuso, un sistema a feedback. Quei due fenomeni che dicevo, l'abbandono e lo spopolamento, si autorinforzano vicendevolmente. Più la gente va via dal territorio e più il territorio va in stato d'abbandono e di degrado, e più il territorio va in degrado e chiaramente la gente è predisposta ad allontanarsene. Allora, questo sistema chiuso, come in tutti i sistemi chiusi, è necessario un intervento esterno. L'intervento esterno è quello delle istituzioni. Quindi tre esempi faccio velocissimi per chiudere l'argomento. Allora, per contrastare il dissesto si possono pianificare interventi su scala regionale con tavoli tecnici e l'università, esperti costantemente per tutto il territorio ligure, e portare ovviamente questo a informazione sulla cittadinanza, è chiaro. E Questi interventi devono essere mirati alla manutenzione dei sentieri, ad esempio per rilanciare il turismo, alla manutenzione degli alvei dei fiumi per evitare quei disastrosi conseguenze, quelle tragedie che ci sono costantemente, annualmente nel nostro territorio, e per mantenere quelle opere d'arte che abbiamo nei versanti liguri che servono alla stabilizzazione dei versanti, che sono i muretti a secco. Dobbiamo riportare queste tradizioni ovviamente in Liguria. Per contrastare il degrado, ad esempio, possiamo rivalutare, abbiamo messo nel programma, rivalutare i centri storici rurali, collegandoli in rete, portare quindi la loro immagine a livello mediatico esternamente per sponsorizzare il nostro turismo. Sono piccoli gioielli che abbiamo e dobbiamo rilanciarli a livello, nella loro identità culturale, nella loro memoria che si sta perdendo piano piano a livello mediatico. E per contrastare la scomparsa delle economie locali e quindi per rilanciarle è necessario investire. Abbiamo fondi regionali, abbiamo fondi europei che noi perdiamo costantemente per colpa delle amministrazioni precedenti e che possiamo investire su queste economie locali. Quindi corsi di formazione,
per, soprattutto mirati verso i giovani, le nuove generazioni, corsi di formazione che possono far riportare quella, quell'amore per il territorio, quella passione che avevano i nostri padri, le vecchie generazioni, verso il nostro territorio, e poi rilanciare ovviamente le culture locali, autoctone, e le piccole e medie imprese agricole, sempre per il solito discorso del dissesto. Va bene, grazie. Grazie Marco. Il suono ripetuto delle sirene, diciamo, generalmente è un segno di benaugurio, quindi lo prendiamo volentieri, per te e per tutti gli altri. Allora, il turismo, lo diceva Alice fin dal suo video di presentazione, dovrebbe essere la risorsa principale della nostra regione. Devo dire che qui un po' ci mettiamo noi con la nostra mentalità da torta di riso, perché diciamocelo francamente, la mentalità ligure è un po' in quel senso, però anche su questo aspetto il movimento e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, e Maurizio Bortolai ci parlerà di che cosa ha in serbo, di che cosa ha in serbo il Movimento 5 Stelle per il turismo. Maurizio. Ciao a tutti. Allora, prima non avevo detto il lavoro che faccio, chiaramente io faccio accoglienza turistica, quindi non potevo che parlare di turismo. Allora, diciamo, la regione, intanto do dei numeri, di solito io quando parlo non mi piace dare dei numeri, delle informazioni, però oggi li voglio dare. Allora, la regione Liguria ha 54.000 occupati nel settore turistico, è il settore che occupa più persone in assoluto, anche dei porti. Diciamo, a livello economico, in regione il turismo produce 5 miliardi e rotti di fatturato, solo un po' meno dei porti, che ne producono circa 7. Però i porti hanno un piccolo problema, sono dei maniali, quindi di quei soldi noi non vediamo mai una lira, ben poco, mi sembra che abbiamo un ritorno di 50 milioni, mentre il turismo anche a livello regionale, perché noi sugli introiti poi paghiamo le tasse, ha un'incidenza enorme proprio sul bilancio regionale. E cosa fa la regione per il turismo? Andiamo un po' a vedere cosa fa. Allora, uno degli argomenti, diciamo, uno dei punti che dovrebbe essere di forza del turismo è la formazione turistica, perché come diceva Andrea, un po' c'entra molto anche la mentalità ligure, bisogna dire la verità. La torta di riso che diceva Andrea, cioè, è inutile discutere, ma com'è che si fa a cambiare la mentalità? Almeno facendo un po' di formazione, di dire, ma cavoli, vedete come si fa ad accogliere la gente, venite, lavorate lì, vi insegniamo, facciamo dei corsi, facciamo qualcosa. Sono andato a vedere, in regione di formazione non se ne fa, zero, assoluto. L'altro punto che dovrebbe essere importante nella regione è la promozione. No? Cioè promuovere la nostra regione al di fuori, in Italia, all'estero, dappertutto. Un po' di promozione la fanno, infatti c'è un sito che ho scoperto, si chiama turismoinliguria.it, che va a vedere quasi nessuno, non pochissimo conosciuto, ho guardato se dall'estero avesse avuto qualche... praticamente non è sponsorizzato, niente, è anche un bel sito, fatto bene. A me è piaciuto molto. Sponsorizzazioni all'estero, fanno qualche fiera, è finita lì. Il turismo, la prima voce regionale che dà più lavoro, dovrebbe essere il punto principale in regione, non conta nulla. Cosa fanno per il turismo? Nulla. Assolutamente nulla. Quindi dire cosa possiamo fare noi è semplice. Fare quello che non fanno loro, farlo veramente. E non è che c'è un programma mostruoso da poter applicare, basta fare quello che dicono loro, compreso, come diceva Marco, il recupero dell'entroterra, che guardate, non è impossibile, lo so che molti dicono ah, ma è impossibile perché la gente vuole il mare, non è vero, vi assicuro per esperienza che c'è un turismo specialmente del nord Europa che ama l'entroterra ligure, perché sì, è vicino al mare, però è la montagna sul mare, vicino al mare, vi assicuro, ci sono poche persone che conosco, anche amici miei che conosco, che sono dei pionieri, che fanno turismo in quella maniera, aiutati da nessuno.
ci vuole veramente poco per aumentare il turismo in Liguria. E poi l'altra cosa, vabbè, se mi ripeterò, continuerò a dirlo, è la cura del territorio. E io mi piacerebbe raccontare, vi racconto un aneddoto, perché io lo faccio sinceramente, perché mi vergogno. Quando spiego com'è Genova ai turisti che vengono dall'estero, quando parlo del centro storico, per esempio, dico bello centro storico di qua, di là, e aggiungo sempre con i suoi profumi e i suoi odori forti, per dire quasi come se fosse una caratteristica, è il doc del centro storico di Genova, sto vendendo il pesto, ma parliamoci chiaro, questo qui non è... è una mia forzatura, perché non so come fare, perché poi ho paura quando questi vengono qua a dirmi ma cos'è, scusa, questa qui non è, è puzza di M, non è, ma come faccio io? Ma veramente, cioè, ma siamo a questi punti, siamo a questi punti, quindi mi ripeterò, ma soprattutto la cura del territorio è la cosa fondamentale in Liguria. Dobbiamo prendere i soldi che vogliono spendere in grandi opere per creare vero lavoro. Svegliatevi, devo dirlo a tutti, dovete dirlo in giro, porca miseria. Il vero lavoro si fa così, porca miseria. E vabbè, quindi, va bene, vi saluto perché se no... Grazie Maurizio. Adesso tra un mese passiamo da ognuno di voi e se non avete ripetuto esattamente quello che ha detto Maurizio sono cavoli vostri, eh? Li controlliamo così. Allora Gianluigi, vieni, parliamo di rifiuti, un tema anche questo ahimè di grandissima attualità, devo dire principalmente per Genova ma in generale per Liguria. Gianluigi Buscema. Allora, i rifiuti sono un argomento importante per il Movimento 5 Stelle, ma anche per, diciamo, per la società, per i cittadini. Abbiamo verificato che poi i problemi che ci sono a Genova li abbiamo riscontrati alla Spezia, Savona, Imperia, anche dalle altre parti. Allora, oggi i rifiuti, diciamo, per l'attuale classe dirigente, per chi governa a livello regionale o a livello nazionale, sono considerati materiali di scarto. E come tali o vengono sotterrati nella discarica, vengono portati nella discarica e poi coperti con un telone con la sabbia, oppure vengono bruciati. Non è tanto il caso degli inceneritori per quanto riguarda la Liguria, anche se poi alla Spezia viene bruciato anche del CSS. Allora, noi invece come Movimento 5 Stelle noi li consideriamo risorsa, sono una risorsa importante. Facciamo l'esempio, il vetro, la carta, la plastica, è solo un problema organizzativo. Se ci organizziamo in un certo modo, che poi nel passaggio successivo vediamo come, abbiamo già le materie prime che abbiamo già in circolo, che servono per le vetrerie, per i settori, per evitare, non so, per la carta, al posto di tagliare nuovi alberi, ce l'abbiamo già lì, pronta, disponibile, con una lavorazione molto semplice e con dei costi bassi. Allora, oggi noi abbiamo pagato, noi come cittadini abbiamo pagato la tassa sui rifiuti, che a Genova, non so poi bene nelle altre province, è aumentata di circa il 30%. Non parliamo poi dei ristoranti, delle attività, ci sono alcuni ristoranti piccoli di 70, 80, 100 metri che arrivano a pagare anche 5-6 mila euro. Ok, ma noi per questo, perché è interessante iniziare a parlare per ragionamenti, cioè nel senso pago un servizio, che cosa ottengo in cambio? Allora, noi per questa tariffa che è aumentata del 30% l'ultimo anno, abbiamo che in questo caso a Genova l'AMIU il comune riesce a fare una raccolta differenziata del 30%. Allora, cosa si intende? Che su 100 kg di rifiuti prodotti, tra l'altro il rifiuto prodotto pro capite in Liguria sono 600 kg, cioè dunque ne facciamo 50 kg ogni mese. Allora, su 100 kg prodotti, 70 vanno in discarica. Il 30% invece vengono differenziati. Ok, poi dopo cosa abbiamo? Abbiamo che noi cittadini paghiamo per ogni tonnellata di rifiuti che va in discarica a Scarpino, paghiamo 130 euro a tonnellata più IVA, più il trasporto, e invece per l'organico paghiamo 80 euro più IVA, più trasporto, che vanno a Alessandria. Attenzione che l'organico
vale come oro, cioè noi lo portiamo lì e paghiamo, questo che voglio dire è un dettaglio. Poi dopo, per il servizio che diciamo offerto in cambio dei nostri pagamenti, abbiamo un dettaglio, la discarica cittadina che è chiusa, cioè abbiamo una delle discariche più grosse a livello nazionale, tra le 6-7 città maggiori, è chiusa perché stanno indagando. Stanno indagando perché veniva buttato, in un termine tecnico, il tal quale veniva buttato tutto insieme in discarica. Cioè noi abbiamo pagato, io ho pagato 309 euro la tassa di rifiuti per avere la discarica chiusa, e i rifiuti oggi vanno, i nostri rifiuti vanno in Lombardia, in Piemonte, e l'anno prossimo quanto pagheremo? Cioè noi siamo arrivati al punto che in casa facciamo la raccolta differenziata, anche al 100%, la diamo alla nostra classe dirigente che la portano chissà dove, e dopo noi pagheremo ancora le conseguenze perché siamo in piena emergenza. Tra l'altro, per portare rifiuti fuori nelle altre regioni hanno dovuto chiederlo in ginocchio, perché tra l'altro è vietato a livello legislativo, perché la legge è chiara che i rifiuti devono stare in casa, devono stare nella regione. Allora, altre conseguenze per il servizio che paghiamo, che ci viene offerto. I danni ambientali. Allora, i danni ambientali. Noi abbiamo fatto un sopralluogo con i consiglieri comunali a Scarpino. Allora, credo che se iniziassimo oggi a riparare i danni ambientali in conseguenza della discarica di Scarpino, fatti negli anni, credo che forse non basteranno 30-40 anni. Quella zona lì, 40 anni fa, era una zona bellissima, era una zona di laghetti, è stata completamente interrata, sono 20-30 metri di rifiuti. Ok, quanto ci costerà? Quanti anni ci impiegheremo? Cosa lasceremo ai nostri figli? Questo poi alla fine lo pagheremo noi, eh? Ok. Scusate, allora ecco l'altra cosa, adesso vado un po' più veloce perché sto sforando, l'altra cosa che genera una cattiva gestione dei rifiuti è il percolato. Ok, allora il percolato ha messo anche l'amministrazione e anche l'amministratore di Amiu, che siccome da tutto l'umido che va in Scarpino, che cola per le piogge, per la temperatura, allora avevano previsto due vasche, ma poi dopo le vasche non riescono a raccogliere tutto il percolato, allora hanno dichiarato che viene sversato nel Rio Cassinelle. E Rio Cassinelle ci sono abitazioni di persone, ce ne sono parecchie, e il percolato è un dettaglio che genera tumori e altre malattie, e loro hanno fatto una dichiarazione ufficiale, dunque questa non è una calunnia, di sversarlo tranquillamente nel Rio Cassinelle. Va bene, allora gestire bene, vado verso la conclusione, gestire bene i rifiuti comporta una preservazione dell'ambiente, un risparmio economico perché non fai bonifiche e poi spendi meno di bolletta, un risparmio sulla salute dei cittadini e anche un incremento occupazionale. Allora, le soluzioni sono semplici, sono tre, sono prevenire, sono 600, sì ho finito, guarda, sono 600 kg di rifiuti. Non fatti distrarre. Ok. Allora, sono dei concorrenti, vogliono strapparti là. Vai. Allora, guarda, vado verso la... Allora, noi abbiamo detto, il Movimento 5 Stelle vuole in primo luogo prevenire. Noi produciamo 600 kg di rifiuti pro capite. Dobbiamo arrivare a produrne di meno, 200 o 300. In che modo? Beviamo l'acqua dei rubinetti, così almeno non abbiamo la plastica, il tappo, le etichette e quant'altro, e prendiamo i prodotti sfusi come facevano i nostri nonni. Facciamo questo modo qui. E la grande distribuzione, questo, è d'accordo nel farlo perché poi spenderà di meno. Poi, separazione alla fonte, secco, umido. Con l'umido, in modo naturale, i batteri, se li si lasciano su un campo senza impianti né niente, in 6 mesi i batteri fanno il loro lavoro, si crea il compost a costo zero, che è un ottimo fertilizzante. Invece il secco lo si divide con dei contenitori, carta, plastica, vetro, eccetera, eccetera. La raccolta differenziata porta a porta è questa cosa che abbiamo detto, passa un operatore che gira nelle abitazioni. È stato fatto uno studio a proposito degli incrementi occupazionali, ogni 100 abitazioni dove va l'operatore, cioè ci stanno 2 operatori in più nei costi che fanno il porta a porta, perché creano un vantaggio, un minor costo. Ok, allora concludo dicendo, Parma, dove sta governando il Movimento 5 Stelle da neanche 3 anni, è passato dal 30-35% a oltre il 72% di raccolta differenziata. Ok.
A Genova e Liguria, a Genova in modo particolare, che il PD governa da 40 anni, facciamo fatica ad arrivare al 32%. Per questo dico che manca la volontà politica. Va bene, poi l'obiettivo dove noi ci vorremmo arrivare è San Francisco, che è all'80%, senza avere una discarica. Noi nel Movimento 5 Stelle, senza avere una discarica e neanche un termovalorizzatore. Noi, per la gestione dei rifiuti che vorremmo avere, riteniamo che la discarica e gli inceneritori non sono necessari. Se aumentiamo la raccolta differenziata staremo bene senza queste due cose. L'attuale classe politica ha dimostrato di non essere all'altezza di gestire queste cose. Ok, e noi abbiamo le idee chiare e faremo subito queste soluzioni. Grazie, scusate, sono andato oltre. Gianluigi Buscema, grazie. Io avevo un fazzolettino di carta, l'ho ingoiato perché mi hai spaventato che non crea rifiuti, l'ho ingoiato. Vabbè. Allora, la regione è un ente importantissimo e rispetto, devo dire, ai comuni dove noi e tutti gli altri che io dicevo prima operiamo, ha due grandi assi nella manica, uno che gestisce un bilancio di tanti miliardi di euro e adesso ce ne parla Terenzio, due che ha potestà legislativa, quindi si fa le leggi, ed è questi, sono questi due i motivi principali per cui dobbiamo fare il possibile per vincere e prendere in mano la regione, perché questo ci permetterebbe, come dicevo prima, di trasferire anche in sede locale tutta una serie di ricadute positive. Del bilancio della regione Liguria, che è un bilancio lacrime e sangue per noi e dorato per chi lo gestisce, ci parla Terenzio Dazzini. Vieni, fai il giro, vieni. Ah, giù. Andiamo coi piedi per terra. Allora. Buonasera, siete riposati? Avete mangiato? Ok. Perfetto. Bilancio, rivolto uno sguardo al dissesto anche idrogeologico, il dissesto anche economico, tra virgolette. Sappiamo quanto noi liguri siamo attenti alle palanche, e quindi in particolar modo il 5 Stelle lo è altrettanto. Vi do un dato, tanto per cominciare. Le entrate accertate nell'esercizio del 2014, cioè il bilancio delle le entrate del bilancio regionale, sono 7 miliardi e 600 milioni. Ok? Ricordiamoci questo dato, 7 miliardi e 600 milioni. Ok. La paita, e lo voglio dire perché vanno dette le cose, perché non ce le dobbiamo dimenticare, ce le dobbiamo ricordare. Ok? Non tanto tempo fa, a dicembre, ha fatto un annuncio, piano settennale della regione Liguria contro il dissesto idrogeologico, dal valore di 7 miliardi di euro. Cioè, ci rendiamo conto che le entrate sono 7,6 e le sparate sono, seppur settennale, settennale, sono da 7 miliardi di euro? Ma ci vogliamo far raccontare queste cose qua? Ancora? E questo è una cosa. Perché noi poi siamo andati a vedere il bilancio per verificare i dati veri e propri di quello che viene detto. E io adesso vorrei fare una cosa, visto che c'ho un estratto del bilancio. Buona vista? Ok. Mi puoi leggere qua? Allora, interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico. 0 2015 2016 0 2017 0 Lui era del PD, ora vota 5 Stelle. È questo che bisogna fare. Bisogna informare le persone, perché spesso ci dimentichiamo che i dati sono disponibili, sono occultati in una maniera impressionante. Per fortuna che c'è qualcuno che ve lo va a prendere, e ci siamo noi, ci siete voi, dobbiamo fare tutto tutti insieme, ok? Altra cosa, vado avanti. Non ci siamo fermati, ecco, una cosa importante. Effettivamente qualcosina c'è da qualche parte, Questo è il bilancio previsionale. Ci sono 2,5 milioni destinati alla protezione civile, per attività di protezione civile di previsione e prevenzione e attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza. Ci sono 2,5 milioni di euro per tutta la regione nella gestione dell'emergenza. Anche qua voglio fare una riflessione.
siamo sempre a gestire l'emergenza e per la prevenzione del rischio non c'è niente a livello regionale, ok? E questo ci tenevo a dirvelo perché secondo me facciamoci raccontare ancora queste cose qua, cioè voglio dire, abbiamo gli strumenti, andiamo a votare e facciamo un'altra scelta diversa per il nostro futuro, questo voglio dire. Bravo! Un inciso, l'emergenza conviene. Perché l'emergenza conviene? Perché la gestione dell'appalto nell'emergenza è una gestione agevolatissima. I soldi li puoi veicolare e dare alle imprese che tu scegli praticamente, perché devi comunque una legge giusta, perché comunque bisogna arrivarci all'emergenza, dovrebbero essere casi rari arrivare all'emergenza, non l'ordinarietà l'emergenza. Lo Stato però ci viene in aiuto, ci ha stanziato con lo sblocca Italia, ci ha reso disponibili 379 milioni, di cui 60 milioni sono già in accordi programmatici per rifare la parte finale dello scolmatore, la parte finale del Bisagno. E qui voglio fare anche qua un inciso. Allora, i più fortunati sono quelli che vivono nella metropolitana di Genova. Perché Italia Sicura, che è il piano del governo, prevede solo interventi e quindi stanzia solo finanziamenti per le città metropolitane. Tutto il resto del territorio, ok, è completamente scoperto da Italia Sicura. Ho letto recentemente un articolo che diceva non sono più 379 milioni di euro, ma hanno tagliato anche lì, sono diventati 270, quindi anche questa è una notizia dell'ultima ora, ok? Quindi non sono più 380, notizia già vecchia, sono 270, di cui di accordi di programma ce ne sono per 60 milioni di euro, quindi anche qua la regione per prendere questi finanziamenti dovrà andare al ministero e accordarsi per farseli dare. Ora, non c'è solo questo discorso sul dissesto idrogeologico, c'è la scuola, per esempio, l'edilizia scolastica, ci sono 5.000 euro per tutta la regione. Cioè, io voglio sapere per il 2015 chi è il muratore che prende 5.000 euro. Lo voglio sapere, perché un muratore può prendere 5.000 euro, per rifare non lo so. Non lo so cosa vuoi, un vano, due vani, il bagno di una scuola, non lo so, lo voglio sapere, lo scopriremo. Cosa ha pensato il cittadino per il nostro programma? Sul dissesto, per esempio, quindi le coperture ci sono perché le grandi opere, ok, sono un dispendio che vanno solo a pochi e sono mal direzionate e mal calcolate, perché lo scolmatore del Bisagno, con lo scolmatore del Bisagno si arriverà a coprire 1300 metri cubi al secondo d'acqua, ok? La portata è stata anche calcolata, ok, che può arrivare anche a 2000, quindi non sarà neanche sufficiente molto probabilmente. Bisogna fare uno studio approfondito su questa cosa qua, ok? Allora, noi cosa abbiamo pensato? Informare e formare sui pericoli intanto, è gratuito. Piani di emergenza, lo diceva prima la Cristina. Manutenzione attiva, valorizzazione del mondo agricolo tramite i finanziamenti europei, che ho un dossier del 2013, fine 2013, che soltanto la metà sono stati utilizzati, ce ne rimangono 150 milioni di euro ancora non presi, perché i bandi sono complicati, perché le aziende non riescono da sole a partecipare ai bandi. E recupero del suolo, quindi al contrario, andare a recuperare, a decementificare, è un passaggio ulteriore. I piani di realizzazione del meccanismo di autofinanziamento, innanzitutto cosa prevede? Ridistribuzione delle voci di bilancio, questo sicuro. Taglio degli sprechi e delle società partecipate non produttive, che anche qua ce ne sono, e c'ho anche degli esempi se vogliamo, ma non mi voglio dilungare oltre. Le grandi opere, l'esempio del Bisagno, ridistribuzione di quelle risorse e il taglio dei privilegi. Perché? Perché il taglio? Loro stanno tagliando noi andremo là e taglieremo loro! Grazie. Grazie Terenzio, nonostante tu abbia martoriato il cavo funziona ancora. Allora, abbiamo un argomento ancora di cui parlare,
che è un argomento importantissimo, che tra l'altro assorbe buona parte del bilancio regionale, ed è l'argomento della sanità. Mi hanno detto che ne parla nuovamente Andrea Melis, che ha promesso una birra a tutti gli altri candidati per questa doppia visibilità che ha, scusa, oneri e onori, vieni su due volte una birretta quando... Andrea, analcolica però la birra. E allora, no, solo... era una battuta, infatti. E non voglio tediarvi molto, però era importante che della sanità facessimo almeno un passaggio, perché sì, come diceva Andrea, occupa una parte consistente delle spese del bilancio della regione Liguria, siamo in oltre al 77%, diciamo che nella relazione di performance del 2013 si attesta intorno ai 3 miliardi e passa, quindi ci confrontiamo con un gigante in termini di spesa, di costi, di inefficienze. Io diciamo quello che registro ad esempio nella zona del Savonese è la continua diatriba tra un ospedale sì piuttosto che un ospedale no, piuttosto che quello deve avere quelle funzioni, quell'altro non le deve avere, tutto fatto al di sopra delle teste dei cittadini, cioè non si ragiona più sulle esigenze dei cittadini, ma si ragiona sul mero denaro e sulle spartizioni politiche, perché spesso gli ospedali sono centri di potere politico, e a Savona è evidente, ma io penso che anche gli altri ragazzi nel resto della regione possano confermarlo. Un'altra cosa su cui, e quindi quello su cui vogliamo ragionare è, non dobbiamo far indietreggiare i presidi sanitari sul territorio, anzi devono essere ancora più diffusi, ancora più capillari, perché ogni volta che viene tolto o chiuso un presidio di pronto soccorso si mette a rischio la vita delle persone, perché ci sono zone anche del nostro entroterra che in certe stagionalità, in certi tempi rischi in caso di emergenza di non arrivarci ad un pronto soccorso. Qui si sta giocando sulla salute e questo è molto importante e bisogna stare ben attenti. L'altro aspetto sul quale stiamo lavorando e sul quale ci vogliamo concentrare è il, scusatemi il termine, il rapporto incestuoso che c'è tra il pubblico e il privato, cioè adesso la sanità pubblica ci stanno facendo passare un evidente messaggio che non funziona e quindi è necessario il privato, è necessario l'esercizio della professione privata all'interno delle strutture pubbliche, è necessario affidare a soggetti privati intere porzioni di strutture pubbliche. Noi vogliamo invertire completamente questa tendenza, vogliamo rimettere in primo piano il valore della sanità pubblica e vogliamo quindi rivalorizzare anche tutte le professionalità che sono all'interno, ovviamente nei limiti e nelle competenze di quello che può fare la regione, di quello che può deliberare. Ci sono casi, ad esempio l'ospedale di Albenga a Savona, che è una porzione di esso è completamente affidata a privati con un bando milionario che costa un'enormità di soldi. Recentemente la regione Liguria aveva detto no, adesso tagliamo immediatamente i fondi, poi hanno ricontrattato, sono aumentati nuovamente i costi e dietro questo soggetto privato, guarda caso, c'è un grosso magnate locale savonese che si chiama Delle Piane, che è un noto costruttore, adesso recentemente diciamo sotto esame per una possibile maxi evasione fiscale. Quindi vedete bene che spesso dietro queste concessioni a private si nasconde il malaffare, quindi su questo noi vogliamo intervenire ed è un altro dei punti su cui stiamo lavorando. Grazie. Andrea, stavo pensando magnate è anche onomatopeicamente. Allora, no, il pubblico non parla. Grazie Alvise. Allora, siamo arrivati al gran finale. Io direi che se fate un grande applauso tra un attimo, è un applauso che ripaga, diciamo, lo sforzo che hanno fatto i ragazzi, tutti gli attivisti in giro per elaborare il programma di cui avete ascoltato, diciamo, delle pillole che poi prossimamente troverete in maniera più diffusa, e contestualmente è un applauso per accogliere la nostra candidata presidente Alice, per starle vicino, è un momento di enorme fatica per lei. Credo che nessuno che viva direttamente questa esperienza lo può capire. Lei ha bisogno di tutti noi, ha bisogno che l'aiutate e soprattutto ci farà vincere qui in Liguria. A te Alice. Grazie Andrea.
Allora, io vorrei fare un altro applauso a tutti i candidati che oggi si sono presentati, che sono tutti un gruppo fantastico, persone meravigliose, e vorrei invitarvi tutti qui a fare una foto tutti insieme. Facciamo tipo squadra. Sì, le donne qui sopra con me. Diversità di genere. Bravi! Momento conclusivo, ma se volete rimanete tutti, rimaniamo tutti uniti, tutti intorno. Allora, il momento dei ringraziamenti. Io voglio ringraziare il Museo della Lanterna e i giovani urbanisti, l'Associazione dei Giovani Urbanisti, che curano questo museo e che lottano contro queste amministrazioni che stanno distruggendo il nostro monumento storico. Quindi ringraziamoli per averci ospitato qui, per aver reso possibile questo evento. Poi ringraziamo il nostro ospite, l'architetto Giovanni Spalla, che con la sua esperienza ha potuto darci questa visione più d'insieme della situazione portuale e di queste soluzioni alternative che noi andiamo cercando, perché sappiamo che ci sono ecomostri e mostruosità nei centri abitati, e neanche in generale, arriveremo anche a quello, al passo successivo, non ce ne saranno più col Movimento 5 Stelle. Il professore è andato via, ma ringraziamolo in ogni caso. Poi dov'è? Andrea Boccaccio, il nostro consigliere comunale, eccolo là in fondo, rosso, il nostro consigliere comunale che ci ha accompagnato, e tutti i consiglieri liguri, e alcuni sono qui presenti fra il pubblico, che sempre ci sostengono con la loro conoscenza, la loro competenza, le loro esperienze, e ci stanno aiutando moltissimo in questa organizzazione della campagna elettorale. Grazie a tutti. E naturalmente i nostri portavoce in Parlamento, i tre parlamentari liguri, che con il loro coraggio e con il loro esempio di coerenza sono l'esempio vivente del cambiamento straordinario che il Movimento 5 Stelle sta portando in Italia. Grazie. Ringraziamo poi anche la stampa che è qui presente e che speriamo che porti il nostro messaggio, il messaggio di rinascita, di cambiamento per la Liguria. Grazie. E ringraziamo infine tutti voi per aver partecipato, ma permettetemi di far venire fuori l'anglista che è in me, e quindi last but not least ringraziamo tutti gli attivisti che hanno organizzato, lavorato e reso possibile questo evento e tutti gli eventi del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento è già comunità. Grazie a tutti, evviva! Poi vi faccio un invito a tutti quanti, un invito a partecipare a tutti i nostri prossimi appuntamenti, i nostri eventi. Allora, il prossimo sarà già domani in passeggiata Nervi di fronte alla Marinella, e si comincia alle ore 15, quindi vi aspettiamo tutti quanti. E l'altro appuntamento già in calendario, diciamo nel calendario ufficiale della campagna elettorale, sarà sabato prossimo, sabato 4 aprile, casualmente di nuovo a Nervi, al Collegio Emiliani, dove parleremo di
sanità. Allora, tutti questi eventi potete trovarli al momento sul mio blog personale www.aliciasalvatore.it, ma stiamo attivando adesso insieme a tutti i candidati la pagina ufficiale di tutta la lista, dove potrete trovare tutte le informazioni di tutti noi e i nostri appuntamenti. Vi aspettiamo numerosi, grazie. Ah, un momento, se no gli attivisti giustamente e noi stessi poi siamo in difficoltà. Se volete darci una mano, lì al gazebo trovate tutti i nostri gadget e potete aiutarci facendo una donazione, perché come voi sapete noi non vogliamo la forzatura coatta del finanziamento pubblico attraverso le tasse, che come referendum popolare noi abbiamo scelto di non avere, ma questi le richiamano rimborsi, si sono inventati quest'altra soluzione. E quindi noi accettiamo solo delle donazioni volontarie da parte di tutti i cittadini, quindi aiutateci, grazie.